La trasmissione di adesso, Live Broadcast, ha per titolo Ricordando Casalpaloco, Roma e dintorni. Di che voglio parlare? Beh, di Casalpaloco, quartiere romano, anzi, per quello che mi hanno detto dal 99 già, così tanto urbanizzato, città romana. Mi vengono in mente delle nostalgie e le voglio condividere con tutti voi, che magari a Casalpaloco, quartiere di Roma, già ci vivete. Beh, che dire. Le terrazze, le mimose, con quegli alberi che davano refrigerio d'estate, ombra, ma anche proteggevano dalla pioggia d'inverno e dal vento. Quante modifiche ha sofferto il centro commerciale e le terrazze negli ultimi 15 anni? Quanti cambiamenti urbanistici? E mi ricordo Lazza, la zona Eschilo, la zona dell'isola 46, se non mi sbaglio, con il bar Le Mimose. La zona, non so com'era, della scuola Maria Claudia, in che isola si trovasse, vicino alla Cristoforo Colombo. L'alimentari di uno che si chiamava Pallone, o qualcosa così. Il centro commerciale della rotonda, vicino al drive out. Quanti ricordi? E a Ciglia. Quanti ricordi di Ciglia? Via Alessandro Milesi, non so se è il numero 6 o 36, che c'era il Zen Club a Ciglia.
Beh, eccomi di ritorno. C'è stato un interludio. E parlavo delle mie nostalgie dell'Azza, zona GS, o zona quell'altra, dove in un angolo c'era un bar e la salita, no? Il chiosco dei giornali. Dove c'era la Gaspara Stampa che hanno messo un supermercato? Io ero di quei parami, camminavo di qua, di là, in su, in giù. Ostia, Ostia Lido, Ostia Antica, Perbacco. Andavo a Ostia Lido a mangiare la pizza al taglio, con una birra. Andavo a lungomare a mangiarla. Beh, qua dove vivo non si può fare. Non conoscono la pizza al taglio. Non sanno che cos'è. Bisogna andare al ristorante. La fanno non sempre buona e te la fanno pagare un occhio della testa. Pazzesco. Magari certo. Adesso se ritorno in Italia vedo che anche lì la pizza al taglio costa un occhio della testa. Tutto è aumentato. Ma vorrei avere dei ricordi da voi che mi seguite adesso. Le 18:47 qua sono, dovrebbero essere, più 4, le 22 e 47 là. E io ho deciso di trasmettere quanto possibile per arrivare a consumare le 10 ore. Tanto poi scancello. E non è che i primi episodi siano più incredibili e belli di quelli che sto registrando adesso. Magari siete in avviso. Se volete andateveli a riascoltare. Prima che Spreaker non mi permetta più di registrare nulla, e allora io dovrò cancellarli. Ma non vi perdete sta gran cosa. Ho iniziato con degli esperimenti sonori, quindi. Era bella Casa al Balocco. Adesso com'è? Voi che ci vivete, che ci abitate, magari, chissà. Quanti di voi vi abitano da poco tempo? Il nostro dentista di famiglia era un certo Balducci e stava nelle terrazze, nel primo piano. Io ho conosciuto già quando ero piccolo, giovane. Il padre, il dottor Balducci, poi è rimasto un figlio ad operare perché non so di dove era che è andato a vivere, è ritornato nel suo paese, Viterbo, Latina, e lì era rimasto il figlio nel consultorio delle terrazze. Buona gente, brava gente. Poi conoscevo sempre lì nelle terrazze. Il farmacista Albertis, simpatico, già c'aveva una certa età, adesso forse sarà pensionato. E conoscevo un po' tutti, certo andavo a fare la spesa, belle passeggiate ho fatto nelle terrazze, bella concezione, bel disegno. Futuristico che avevano per l'epoca. Pensate che a studiare Casa al Balocco e le terrazze quando era forse molto più verde di adesso. Io ho vissuto tutta la vita a Casa al Balocco, quando molte strade erano di terra e molte altre non c'erano neanche, non si aveva completato la lottizzazione del territorio di Casa al Balocco.
quindi inizio anni 70, ero proprio piccino piccino. E a studiare l'equilibrio paesaggistico di Casalbalocco e urbanistico erano arrivati dalla Russia e dal Giappone. Era all'avanguardia Casalbalocco. Adesso ho letto in internet che hanno fatto delle opere di un grande e negativo impatto ambientale a Casalbalocco. Mi dispiace perché era una perla Casalbalocco. Un mondo. Il mondo. Beh, parlando di un mondo, il mondo, Sette Folli, mi fa venire nel bene e nel male nostalgia del nostro ben amato paese. Perché Sette Folli è veramente un mondo a sé, il mondo, il nostro mondo, il nostro, perdono, piccolo e grande mondo, con tutte le sue meschinità. I suoi difetti, sarcasticamente esposti. È per quello che il nostro paese ha i problemi che ha, perché purtroppo ancora è d'attualità Sette Folli di Giorgio Brancardi, tutte le piccole angherie, meschinità, difetti che espongono i suoi Sette Folli, li abbiamo tutti in potenza. E anche in realtà esposti. Beh, chissà come aumenteranno le iscrizioni al mio canale di live broadcast Sprecher Santen Chan ad ogni programma radio. Io non so nel mio cellulare come cercare delle frequenze nuove. E non so come voi dal cellulare o da altri dispositivi potreste trovare questa bottiglia buttata in mezzo all'oceano nel tentativo di comunicare il suo messaggio. Perché ogni volta che faccio un programma radiale mi sembra di essere un naufrago alla Robinson Crusoe che lancia i suoi messaggi nel vuoto, nella vastità immensa dell'oceano. Nel buio, senza sapere neanche se la bottiglia affonderà o si romperà in uno scoglio. Ma non so, magari qualcuno la raccoglierà. Si dissolverà nell'immensità dell'oceano e nessun navigante ne leggerà mai il contenuto, perché quell'oceano è internet, è immenso, è profondo, come profondo il mare, come profondo il mare. Eh sì, o naviganti di internet, il mare è profondo, lo diceva anche Lucio Dalla, ed è pieno di mine, di mostri abissali, di mine, di spie, venute non dal freddo, ma da USA, come diceva Springsteen. Born in the USA, born in the USA. Beh, contento lui. Io sono contento di essere nato in Italia, a Roma, da Gesù e di tutte le sue spie. Ma chi cazzo si credono di essere? Amerinski. Ah, per quello che Kafka scrisse America con la K. K di Spioschi.
Beh, dicevo, io c'avevo delle nostalgie di Casalbalocco a Zagilia. Dragona, Dragoncello, Torvaianica, Frigene, Pratica di Mare, Pomezia, Latina, Ostia, Lido, Ostia Antica, Fiumicino, Ciampino, Pomezia, Pomaia, no, quello è già Pisa. Beh, un po' di tutta l'Italia ho viaggiato. Però poi quando vado a parlare non mi viene niente. Saluti, saluti vanno anche a Marina Pandolfi di Sicilia, mia cara amica. E poi alla gente dell'Istituto Lamazon K di Pomaia, già che l'ho citata, e alla gente del Samanta Badra di Roma. Il mio maestro, in pace riposi, morto nel 2009, era il Lama Geshe Sonam Chanchub dell'Istituto Samanta Badra di Roma, che poi ha cambiato di sede. Stavano nella circonvallazione Gianicolense al numero 100, in un piccolo appartamento. Adesso ho saputo che si sono spostati in un duplex o in una villetta, sempre con i soldi che la comunità riesce a raggranellare. Ho già fatto 17 minuti di trasmissione radiale, mancherebbero 12 minuti e 41 secondi a finire il tempo. Beh, dicevo, io lancio questa bottiglia nell'oceano con un messaggio molto esile dentro, pieno di nostalgie, e vorrei che non affondasse nell'oceano del web, ma che qualcuno degli internauti la raccogliesse, la leggesse questa bottiglia e rispondesse. Non so, forse è una speranza mia. Non ho televisore. Avevo uno grande, vecchio, ma hanno preso una cifra per ripararlo e non si aggiusta mai. Adesso speriamo per un balzo di tensione che mi rimborsino del denaro, così magari vedo se posso prendere uno piccolino e nuovo, perché quello era a tubo catodico. 18 minuti e mezzo. Voglio fare 20 minuti. Voglio finire alle 19 di qua, che sono le 23 di là. Che fate voi alle 23? Uscite? Entrate a casa, dormite, vi svegliate, andate a lavorare, a studiare, andate all'ospedale. Catta frega te! Tin! Te lo dico io che faccio! Beh, avrebbe risposto a Bracardi. Eccezionale, comico veramente eccezionale, come non ci sono più. Anche Frassica, altro bel comico. Arbore ha detto delle battute e poi dirigeva quella gabbia di matti che era indietro tutta l'altra domenica. E quindi anche gran talento lui. Gran matto. E poi, non so, ecco, adesso in questo momento sono le 19. E in questo momento anche ho fatto 20 minuti di trasmissione radiale. Va parlato un amico, il vostro amico San Ten Chan. Adesso qui sono le 19.
E fa tanto freddo ed è come se fosse inverno. Là non so, ma devono essere le 23. Forse, a prescindere dal fatto che state in primavera a quest'ora, inizia a fare fresco anche lì. Mi raccomando, statemi bene, qualunque cosa facciate, chiunque voi siate. Non mancate di visitare il mio canale YouTube Santen Chan. Non mancate per favore di visitare i miei canali Santen Chan di Vimeo e Dailymotion. Non mancate di vedere il mio profilo Facebook Santen Chan e di comunicarvi con me via Twitter Santen Chan. Adesso vi devo lasciare. Addio.